Eccoci qui insieme con Giancarlo Nazzari, l'autore del libro A qualcuno piace cane. I cani per Giancarlo Nazzari sono ormai un compagno di vita da tanti anni, non è vero? Sì, da molto tempo, fin da quando ero piccolo, anche se non avevo cani, tutti per me. E ho cominciato ad avere in casa, per miei proprio, alla fine degli anni 60, quando ho potuto comprare una casa con giardino, perché credevo che i cani avessero bisogno di un giardino. Invece non era affatto vero, perché i cani stanno benissimo in casa, ci stanno volentieri, ci stanno magnificamente. Certo, stanno insieme con il padrone, soprattutto vogliono stare insieme con il padrone e coccolarlo. Ma che cos'è un cane per lei? Un amico? Ma è tutto, è un amico, un complice, un compagno di gite, è tutto, ecco. Non riesco a immaginare altre. Non riesco a trovare un qualcosa di così riduttivo da farlo diventare una definizione. E da questo amore per l'amico e compagno cane è nato A qualcuno piace cane, che è un ebook in cui proprio in diretta l'innamorato, l'amico dei cani, racconta a tutti gli altri, i quali ancora non sono diventati amici dei cani, che cosa significa avere questo animale in casa, no? Certamente, e ho tentato anche di aggiungere a questo un minimo di contributo, tra virgolette, scientifico, perché il cane è bellissimo, ma ha bisogno di essere capito. Molto spesso i cani si fanno fama di essere testardi, disobbedienti e così via. In realtà è più delle volte colpa dell'uomo che non è capace di parlare loro con il linguaggio dei cani. Anzi, è molto bello imparare il canese e comunicare con loro, riuscire a cogliere quei piccoli segni che invece per il cane sono importanti. Il cane muove la coda, ma come la muove? Così, piuttosto che in un altro modo, e questo esprime il suo stato d'animo. Ecco, Bisogna sapere. come per gli uomini si può dire che un cane dipende molto anche dall'educazione che gli si dà in famiglia, no? Certamente. Il bello del cane è che anche se è stato maltrattato, è stato da cucciolo o da giovane abbandonato o comunque non capito, non compreso, ha incredibili capacità di recupero, e anche se viene preso in canile quando magari è vecchio, è anziano o comunque non più giovanissimo, riesce a recuperare. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ci vuole competenza. Ma tutto sommato si hanno poi alla fine soddisfazioni incredibili, riuscire a vedere un qualche cosa che non esce di casa, che ha paura persino di uscire dalla gabbia, il canile, dopo qualche mese di affetto, di amore, diventare esattamente come tutti gli altri. Ecco, mi dica due motivi per cui una persona dovrebbe acquistare il suo ebook A qualcuno piace cane, magari regalarlo per Natale a chi ancora il cane non lo ha. Ma direi proprio perché ci ho messo tutto quello che abbiamo appena detto. Ho tentato di dare il mio contributo, quello della mia esperienza, fatta soprattutto lavorando come volontario in un canile, e quindi conoscendo le dinamiche di recupero. Gli ultimi tre cani che ho avuto sono stati proprio presi in canile, abbandonati, spaventati. E sono diventati incredibili compagni di vita, con cose tra l'altro mai scoperte, mai immaginabili in questi soggetti. E quindi A qualcuno piace cane, introduce in un nuovo mondo e per chi non lo conosce è un viaggio fantastico, un viaggio interessante, un viaggio intrigante, un viaggio appassionante. Ma lei,
Nazario Nazari, mi viene questo nome Nazario Nazari, perché lo sa perché? Perché c'è stato quel vecchio attore Amedeo Nazari, per cui uno si confonde. In ogni modo, lei come autore ci sta preparando per il prossimo anno tutta un'altra serie dedicata ai cani, perché a qualcuno piace cane, è il capostipite di una serie di altri ebook, vero? Esattamente. La collana che facciamo insieme Nicoletta Salvatori ed io si occuperà di parlerà delle diverse razze di cani, sarà specifica per le razze più importanti, cominciamo da tre cani e poi via via che E quali riusciamo. saranno le prime tre razze? Perché ogni ebook, precisiamo, sarà dedicato, sempre gli ebook naturalmente sono pubblicati da Simonelli Editore e si trovano su eBooks Italia e poi si troveranno anche su iTunes, Amazon, Google Play, eccetera, eccetera. Dico, quali sono le prime tre razze di cani da lei raccontate? Queste sono impaginazioni provvisorie, una riguarda il Labrador Retriever, il Cerneco dell'Etna e l'altra il Dalmata. Bello, bellissimo. Stiamo preparando il Beagle. Un ottimo esordio. Senta, caro amico dei cani, auguriamoci che il 2015 sia l'anno in cui si voglia sempre più bene ai nostri amici cani e auguriamo a tutti quelli che ci ascoltano buon Natale, buon anno, giorni di felicità, non le pare? E a tutti gli amici a quattro zampe, bau bau. Bau bau, arrivederci, bau bau. Arrivederci, grazie.